Non c'ho voglia di allenarmi, raga. Non so, non sono motivato. Ci vorrebbe qualcuno che mi spinga un po', ma non so bene. Non so bene chi. E che hai in mente? Chi potrebbe essere questa persona? Ma sai che non so. Cioè, forse qualcuno che mi riesca a motivare un po' urlando, magari. Cavolo, un po'. Sai, mio nonno diceva sempre: se non hai voglia di andarti ad allenare, vatti ad allenare! E anche voi a casa, oggi spacchiamo il buco del culo a questa signorina, signorina. Questo è il mood. Carico. Sono terrorizzato, ragazzi. Carico. Non è carico. Quindi oggi ci andremo ad allenare, a testare anzi i massimali. Non insieme. Miei. No, i miei, perché sono i suoi. Io lo scarso. Con questo avo... Ah! Catto. Dio, ti spacco queste ossa adesso. Che bello, io sono... Oggi voglio vedere la tua debolezza. Guarda, ne vedrai un sacco di debolezza. Guarda, non vedo l'ora. Oggi il buon Insane è venuto fino a qui nella palestra mia, non di Foyce, mia. Mi testerà i massimali e mi insegnerà anche a urlare, perché ogni tanto io ho un po' paura di avere questa vocina flebile e devo imparare un po' a tirar fuori le mie emozioni. Perché imparare a fare degli esercizi bene quando puoi imparare a urlare? Ma sì, ovviamente. Urli alle persone, urli a tua mamma, tuo fratello, tua sorella, l'urlo. Anche agli esercizi puoi poi urlare. È rafforzativo, sì. No? Ti fa sentire meglio. Quindi vediamo adesso tu come sollevi questi pesi. Quelli? Quelli. Non c'è niente. Perché dobbiamo caricare. Spero che caricheremo qualcosa. Spero che sarai un uomo. Spero che queste braccine con queste mani sottili che dovevano fare il medico possano sollevare 3 kg messi in croce. La vedo grava. Quindi direi che ci tocca iniziare dallo squat, come ha deciso papà Urlo. Posso chiamarti papà Urlo? Chiamami zio Urlo. Zio Urlo. Come si fa a squat? Allora, hai due modi di fare lo squat. Oggi impareremo quello degli uomini, quello delle signorine, lo lasciamo a casa, ed è low bar. Se okay. Ti fanno male i polsi, non ti preoccupare, ti metti in un angolo e ti metti a piangere. Questa allora, è la soluzione. Ti faccio vedere low bar. Low bar significa appoggiarlo sui deltoidi posteriori. Quindi ti schiacci bene sotto. Ok. E lo sto appoggiando sui deltoidi. Low bar perché è tanto low. Sotto. Forse hai, lo appoggio sui trapezi. Ok. Questo è più da BB per avere maggior focus sui quadricipiti. Però oggettivamente parlando, con il low bar tendenzialmente carichi qualcosa in più. Tante cose tecniche, non ci interessa. Troviamo la tua altezza. Quindi questa sbarra. Ah, 25 perché siamo pazzi, siamo pazzi. Mamma, se no perché mi chiamo. Ok, vai sotto. Ok, adesso. È bello in basso. Vedi, tiri su. Ok, un passo indietro, l'altro passo indietro e poi ti sistemi un attimo che ti si allinea. Ste scarpe non sono adatte, no, dopo le togliamo. Sono scarpe? Nudo, sei un incompetente. Sono un pazzo, guarda. Voglio vedere poi quanto ridi, eh. Professionista. Non respirare normalmente, devi respirare il diciamo col diaframma. Ma che cosa significa essenzialmente? Pensa di aspirare da una cannuccia, quindi... E devi sentire qua che bello rigido. Non devi gonfiare troppo il petto, ma anche qua devi diventare bello compatto, ok? Dove ti sto toccando anche dietro. Poi, sguardo fisso, tu sei un'ascia che deve rompere un tronco a metà. Il tuo corpo è l'ascia che deve romperlo a metà, quindi arrivi fin dove riesci e poi spingi, ma non fare né questo né mi ciuro. E né quando poi vai giù bloccati troppo, quindi bello compatto. E spingi. Fai una decina di ripetizioni scarico con calma, fin dove riesci e via. Non buttare il culo troppo in fuori. Tu ti stai sedendo su una sedia essenzialmente. Sarebbe meglio avere delle ginocchiere. Sarebbe meglio avere delle fasce per tenere stabili i polsi. Servirebbero tante cose. Ma non ci sono. E se non ci sono cosa facciamo? Le facciamo lo stesso. E le facciamo lo stesso. Hai mai fatto squat? Sì. Con quanto? Non tanto. Io spero che tu faccia 100 kg. Sai che non sono sicurissimo. 20 kg per parte? Facciamo... Ma sì tante... Facciamo 15. Io parto da 70 di solito con riscaldamento. Okay. E faccio salti di 50 kg. Fai salti? 70, 120, 170, 200, 210. Ma oggi non è questo il caso. Oggi vediamo te, puta, che adesso, a parte gli scherzi, concentrato, eh. Prima cosa che ti dico, sentilo sto peso, incastrati bene. Ne facciamo 3. Vai. Fa malissimo le braccia sta roba. A parte che tu lo tieni così tipo, hai un braccio così, mi sembra che lo tieni con due dita. E poi è uno normale. Alle volte serve pazienza. Non è una sveltina di fretta in una macchina con la ragazza che hai appena conosciuto e che ti sembra troppo bella, quasi irreale, allora devi subito confermare in modo tale che così lo puoi raccontare agli amici. Devi prenderti il tuo tempo. Anche perché, cioè, se questo è il tuo massimo è un po' imbarazzante. No, non è massimo. È un po' imbarazzante. Senti, oggi è bullismo. Guarda qua, milanese, appoggiaccia. Cazzo. Scusa, stai zitto! No, allora, muto! Non hai diritto in questo regno! Un colpo. Olè.
un passo, riprendi il fiato, compattati soprattutto qua, diamo giù un colpo. No, non serve che poi vai appoggia, non serve che quando sei in buca rimani un po' fermo. Questa pausa qua non serve a nulla. Appena lo rompi, bam, spingi. Adesso sono 80, mancano solo 20 kg. Non sono tanti. Quindi entra nell'ottica che tu li fai, perché la tua mente è più forte di quello che pensi. No, adesso sono serio, focalizza, Dio Cristo, tu che pensa che siano 100. Ok. Senti quanto leggeri sono, non sono 100, ma nella mia testa sì. Autoconvinciamo il tuo subconscio che siano 100 kg. Portiamoci a casa 100 kg. Riesco, è troppo divertente, scusami, però so che ti sto facendo male. Di solito pago per farmi picchiare. Hai fatto prima 70 kg, molto leggeri, 10 kg in più cosa sono? Niente. Leggerissimi. Olè. Allora, molti potrebbero dire: ah, ma il parallelo di qua e di là non ci interessa. Sono i primi approcci. A un bambino che va in bicicletta la prima volta, lo butti giù e gli dici: no, i freni non si usano così. No, fai andare un po'. Uno si sbatte, organizza, no? Viene a fare il video. Cosa ricevi? Bullismo. Bullismo. Sistema il passo, compattati, sei un'ascia che rompe un tronco. Bam. Olè. Erano 90, 10 kg in più. Poi tu adesso sei qui che critichi la mia forma dello squat e hai ragione. Tu non hai ancora visto la forma dello stacco. È lì che so che prenderò i veri insulti. 100 kg. 100 kg è un peso importante. Ti fidi di me? Sì, però devi dirlo mentre mi tieni. Aspetta, scusa, possiamo fare bene. Sto volando, cazzo, sto volando davvero. Ti fidi di me? Sì. Uno, due, tutto quello che hai. Olè. Hai vinto la lotteria, 110 kg. Oh cazzo, questo è il mio premio? Massimale, il premio finché non crolli. Onesto. Poi se ce la fai a fare l'ultima da solo e sei al limite, passiamo all'esercizio dopo. 110 è 100 di prima più un... Adesso sono tre gatti e un pezzetto. Allora fai così, se non fai questo il tuo gatto muore domani. Tu non fai mai ste robe. Fra, no! Allora adesso non è più la vita del gatto. Se non fai questa ti rimarranno 3 giorni di vita. Io sono un veggente e questa è la mia maledizione. Mi restano 3 giorni di vita? Non so, non riesco. Cazzo, cazzo, è troppo pesante. Oh, concentrato adesso, niente cazzate. Poggia bene, respira. Olè. Così ci piace. 120 o 115? 120 è tosto. Però facciamo 115 per toglierti. Proviamo. Lo sfizio. Cioè non sono morto, non mi sono fermato a metà risalita e poi ho sofferto. Vabbè, porco demonio, non è che stavi soffrendo come una bestia in lo so, beh, io non sono mai andato massimale, a 300. Massimale, massimo carico che posso tirare. Massimo pericolo. Questa potrebbe essere l'ultima, ma non deve essere l'ultima. Va bene cedere se vedo la lotta. Se ti lascia flosciare come un fiore calpestato in un campo di grano, ti ammazzo. Io voglio che tu sei quel piccolo pezzo di legno che resiste con tutto il suo corpo a questa diga che sta per esplodere. Lui è l'ultima parte di una porta che non si deve chiudere. Mi sono perso in questa narrazione un po'. Tutto quello che hai. Respira, compatto. Mi è piaciuto l'urlo, 117? Aiuta. Sono molto al limite. Ma siamo qua per vederti soffrire. 117. Sì, dico ai miei amici quando siamo in serata. Allora sai che c'è un momento in serata in cui magari bevi, sei ubriaco e non capisci se continuare a far festa o meno. La massima è questa: la vita è un fiume. Tu puoi essere un sasso e importi alla corrente, o essere foglia e lasciarti trascinare. Oggi noi saremo foglia. Ci lasceremo trascinare dal flow. Sì. Let's go. E quindi tu gli dici questa storiella di merda per dirgli: quindi siamo delle foglie e continuiamo a bere, a spaccarci in merda. Quella è la cosa che odi di più al mondo, seriamente. La gente prepotente. Il bilanciere è la gente prepotente. Minchia, la prossima volta che qualcuno mi fa uno screzio lo tiro su, lo prendo in spalla. Questo è lo screzio di domani. Fottilo. È una bella interessante alle proposta. Volte le metafore si avvicinano. Non mollare. Dai, uno, due, compattati bene, non fermarti in buca, sparalo come un razzo del Signore. Dai! Ci hai provato? Sei stata una donna? No, no, è vero, perché ci sono donne più forti di te. Sì, mi di brutto, demonio. Cazzo. È stato un ornitorinco. Bello. Adesso vedi gli ornitorinchi che fanno la petizione. Non dovete trattarci come la ignorante. E adesso, sigla. Na 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 na, panca. Cazzo. È il momento della panca, avvocato. Allora, panca che cosa si fa? Ti metti qua, ti fumi una sigaretta e poi andiamo a fare stacco che la panca è una merda. Ah, così proprio? No, allora qua potremmo parlare di tante robe, le robe scapolari di sto cazzo. A me la tecnica l'ha insegnata Giovanni. Ah, allora mi fermo. Sei una botte di ferro. Allora!
mi fermo! Se te l'ha insegnata Giovanni, facciamo subito il massimale. È per dire che è colpa sua. No, se la banca è una merda, qualcuno sarà una merda. Ok, va bene. Ah, che male tutto. Però guardami, dimmi una parola. Castoro. Castoro! Così si urla e tu dirai in che senso. Non è importante la parola o la frase, ma l'odio che ci metti al suo interno. Perché dovrei essere incazzato con un castoro? Non lo so. Non ha un motivo. Ma magari dovrei essere incazzato contro quella che ha deciso, non so, di tradirmi a San Valentino per il mio miglior amico. Allora nella mia testa quello diventa il castoro della mia vita. È quello il castoro. Quindi, giraffa. Non devo essere incazzato. Veloce però, tre. Giraffa! Però se vedi che c'è felicità ancora. Cioè, c'è della gioia? Se non mi piace, ancora più arrabbiato. Dai, Giovanni, vieni qua. Domanda velocissima. Prima di continuare, chi risponde alla polizia che è qua fuori? Vedi, è che ho sempre colpa tua. Io ti ho detto che i porca troia, no. Ecco, o fate come Giovanni e mangiate la merda, i topi, o potreste fare anche una bella cosa che si chiama Hello Fresh. Ma è fortissimo questo. Sono bravo. Ma è fortissimo! Ma lo fa di lavoro! Hello Fresh, che è l'opzione valida, comoda, economica e anche buona per mangiare senza sbattersi troppo. Perché io lo so, io ti vedo te, ti vedo che non hai voglia di fare la spesa, di pensare a cosa cucinare, non sai cucinare, non sai un cazzo. Hello Fresh ti fa il tuo abbonamentino, ti arriva a casa, dentro casa, se tu dai quei 5 euro di mancia al corriere, ti entra anche nella camera da letto e ti dà un bacio. Magari quello no, magari diciamo che il pasto lo prende e lo mette nel microonde, che è sempre meglio di mettere altro nel microonde. Vero. Arriva, confezioni già numerate, pronte, tu metti in frigo, prendi la ricetta, tiri fuori e cucini. Basta. Dato che la panca è un esercizio faticoso, adesso ci facciamo da mangiare, poi ci alleniamo belli pieni di energie. Perché lo so che voi non mangiate le verdure, so che avete un'alimentazione di merda e prendere soltanto integratori e non pensarci non risolva nulla. Ricordate che siete ciò che mangiate. Sono un gatto! E ora è tempo di fare una bella ricettina comoda. HelloFresh mi ha dato la ricetta, cuciniamo. Sacchettino numerato con tutti gli ingredienti per la vostra ricetta, così non vi perdete. E così, 10 secondi e via. Abbiamo già metà della ricetta fatta praticamente. Ho tagliato due verdure qua. Perché noi non abbiamo tempo da perdere. Noi siamo qui per allenarci, non per cucinare, cazzo. Risettino. E HelloFresh ha anche le opzioni per i palestrati. Con più proteine, più dietetici. Tipo questa. Cioè mi danno tutto. C'ho pure lo zenzero e l'aglio per fare il soffrittino. Filetto d'olio. E via. Tutto dentro ora. Ma niente, ora bisogna aspettare in realtà. Continuo a non saper cucinare, eh. HelloFresh può darmi le ricette, ma non può darmi una capacità. Pensa che col tuo codice hai la prima box al 50%, le tre successive al 25%, arrivi a pagare tipo 2,99 euro a porzione. Grazie, e lei è informativo. Puoi anche disdire quando vuoi, puoi organizzarti la consegna nei giorni che vuoi, è tutto perfetto. Ragazzi, è una hit. E ora aggiungiamo la carnina. Ma che bello, ma che bello. Ma la carne, guarda cosa ci mettiamo, guarda come gocciola. Direi che è il momento di impiattare. Un po' di riso e non è finita. Non datemi mai in mano dei semi di sesamo. E ora ci godiamo il frutto del nostro lavoro. È buono ma è caldo. Veramente buono. Ora ho le energie per fare il mio massimale di panca. Quanto fai di panca secondo te? Boh, io conto adesso faccio... Velocità! L'ultima volta che ho fatto 90 per 3 con quel fermo al petto. Allora prendi un cazzo di disco da 15 e carichiamo 50 kg. Va bene. È il momento del gaming. Ora, è molto semplice. Mi prendi il cazzo in bocca e questa si chiama bustina del tè. Quando ti setti, non farlo con il culo appoggiato, con il culo alto. Mi ti spiego perché. Quindi alza. Ok, adesso sbilanci un po' il bilanciere in avanti in modo tale che deprimi per forza le scapole. Esatto. Petto in fuori. Tu devi pensare come se volessi spingere poi il bilanciere. Appoggi bene il culo e ti tocchi su questa linea qua. Spingi verso gli occhi. Un'altra. Petto in fuori. Mostrami le tette. E il bilanciere va verso gli occhi. Perfetto. Non è perfetta. Perfezione. È passabile per fare qualcosa. Sì, se dovessimo fare un video tecnico non sono la figura ideale. Adatto. Carichiamo 50, 60 kg, dai. Sì, ok, non devi arrivare sull'ombelico. Cioè, quando ti dico sbilancia leggermente, leggermente così, non così. Verso di me. Esatto. Quant'è adesso? Mi chiamo, ti ho appoggiato la testa nelle palle proprio. Ma che ridere, ti racconto sta storia. Una volta ho abbracciato mia nonna da dietro, no? Era seduta. E gli faccio, ciao nonna, perché le volevo tanto bene. Ho detto, ma cazzo, hai messo un po' di pancia? Guarda qua, senti che pancetta. Fra, ti giuro. Mi guarda e mi fa, no Alberto, non è la pancia. E mi fa, queste sono le tette, fra, le tette veramente all'ombelico. Io sono corso in bagno a lavarmi le mani. Oh, non buttartelo verso l'ombelico. Perché qua, quando iniziamo a caricare di più, diventa una merda. Sì.
Dai, qui ci siamo. Ah, se fai 100 mi viene da piangere. Perché? Perché hai fatto 115 di squat. Ah sì, io sono sbilanciatissimo. Oh, concentrato. Petto in fuori. Boh, spingi verso gli occhi. Yeah. Fai un leggero fermo al petto. Adesso cosa faremo? Aspetta che mi scaldo. Oh, senza gambe. Oh, senza braccia. Coglione, senza telefono. Porto te, ciao. Prossima volta che ti serve qualcosa su uno scaffale alto non mi chiami, eh. Non è male. No, ne ho. Ti stai arrivando al tuo limite. Oh, 100 kg. Sì, sì. A parte gli scherzi, cagami. Quando sollevi sto culo, il culo non è che si solleva perché devi cagare. Tu ti spingi contro le spalle e gli dai quel leggero spazio poi per incastrarsi. Quando lo riappoggio, ormai le spalle sono bloccate e non si possono muovere, okay? Sono legate dentro uno scantinato che gridano papà, papà, salvami. Concentrato. Verso il petto. Dai! Ma vaffanculo! No, cazzo, no, sai! Devo rifarlo. Hai fatto qua, hai fatto. Che freddo! Aspetta un attimo. Mi puoi dare due pacche sulla schiena? Lo fanno i powerlifter. Una testa, vieni qua. Oh cazzo. Il rumore più bello. Vai. Così io mi adeguo al rumore. Devo fare forte o piano? Fai una pacca. Devi una bella sentirti. Pacca. Una pacca che una ragazza ti dica, ti guardi questo video e dico voglio scrivergli. Madonna! Ah, era debole, pensavo forte. Vai. Ha fatto un bel rumore. Un po' chiuso. Mi vuoi baciare in bocca? Sì. Allora fai questi 100 kg, ok? Se no ti mangio questo dio di naso. Come faccio adesso che ho il cazzo barzotto? Spingi! 3, 2, 1. Tutto duro. Spingi! Eccolo! Spingi! Olè! Cazzo! Giraffa! Giraffa! È stato bello. Complimenti. Grazie. Avvocato. Il mio 100 si ferma qua come sempre. Che delusione. E adesso che cosa c'è? Che cosa abbiamo vinto? Lo stacco. Ok, stacco da terra. È il momento dello stacco. Se non fai almeno 140 non entri più qua dentro o scegli di andare in mutande fuori a urlare. Ci sta. Solo perché abbiamo uscire 18 ernie pur di farlo. Se ce la faccio vai tu a farlo. Eh sì. Sta colpendo il mio lato ludopatico. Questo è ludopatia. Ma rifiuto. Ma no, non si caga addosso. Non filmiamo, non ti filmiamo. Se non piacete che qui mi conoscono. Capito, mi conoscono. Guarda che pavido, lui arriva. Sì, quindi se non fai. Tu poi è un'altra sfida. Sentiamo. Venite. Chi perde deve bruciare 100 calorie qua. Ah, ok, madonna. Urlando però. Urlando tutto il tempo, sennò tu. E faccio 100 calorie. Ho detto urlando. Anche urlando. Vedi che però qua si tira sempre un parla, po'. Parla. Oh, vecchio. Devo fare una sfida. Guardami. Adesso siamo seri. Come facciamo a sfruttare il fatto che tu sei molto alto per fare meno sforzo possibile? Perché nel PL è importante sollevare peso. 300 kg sono sempre 300 kg. Il sumo non è barare, ma a seconda delle tue leve, quindi della lunghezza degli arti, eccetera, andiamo a scegliere uno dei due stacchi. Ti fanno ottimizzare la performance. Perché alla fine chi solleva di più vince. Poi puoi dirmi, hai il regular, è più completo. Il sumo di qua, chi se ne frega. L'importante è che il peso parta qua e arrivi, esatto, qua. Esatto, quindi visto che tu hai le braccia molto lunghe rispetto a me, se io ho le braccia corte, prendo il bilanciere e lo chiudo qua, magari tu avendo le braccia lunghe lo finisco prima. Basta che fai solo questo. Okay. Come funziona il sumo? Io uso un'ampiezza non troppo ampia, poi ci sono altri che fanno così. Metto le tibie sugli anelli degli 81, poi là okay. Lo vediamo. Come vedi sono orientato un po' verso l'esterno. Sì. Scendo con queste che si allargano, prendo il bilanciere e io faccio una presa mista. Presa mista perché le mani piccole vuol dire che vedi questo dito del vaffanculo, sì, lo giro avanti e uno dietro e lo faccio così. Poi qua non è tirare e basta, tu devi pensare a trazionare. Cosa significa? Sì. Metti le mani dritte così, tira fuori il petto, fammi vedere le tette, vedi che facendomi vedere le tette qua già crei tensione. Beh, sì. È stessa roba qua, quindi stai morbido che qua devi essere compatto. Io qua sono morbido, le braccia sono dei ganci, quindi cosa faccio? Prima cosa mostro il petto in fuori. Ok. E non è che mi siedo di più, questa anca deve rimanere circa 45 gradi. Pingo con i piedi, qua sto spingendo con i piedi, quando arrivo qua è come se volessi scopare. Quindi qua io sto spingendo con i piedi questo movimento. Quando arrivo alla linea delle ginocchia, continuo a spingere, ma al tempo stesso voglio scopare il bilanciere e stringo il culo. Ok, vedi che sei un po' troppo avanti. Quindi un trucchetto è andare leggermente indietro con le tibie. Troviamo il bilanciere. Qua devi essere dritto e compatto. A me non me ne frega un cazzo della cifosi, se perdi la cifosi. Mi interessa che qua la zona lombare sia protetta. Ora, hai le spalle troppo in avanti, quindi andare esattamente così. Più o meno ci siamo. Queste devono andare verso fuori quando spingi. Okay. Spingi con i piedi.
Bam, spingi qua. Ok, fai... più in avanti. Te senti che stai trazionando con le braccia. Qua non voglio che sei rigido. Spingi con i piedi, le braccia sono soltanto dei ganci. Chiudi! Ah, e rifalla. Stai cagando giù e il petto in fuori. Allora, fai male perché quando fai sto cazzo di movimento parti subito qua. Quindi vuol dire che sei troppo basso. Dobbiamo partire a un'altezza che sei già pronto. Perché se tu sei qua, prima fai il movimento che ti trova il bacino e poi riesci a farlo. Spingi bene con i piedi. Ola! Molto meglio. Ah. Avvicina il cazzo al bilanciere. Devo scoparmelo prima un po' anche. Cioè... Esatto, avvicinati. Oh, così è la posizione. Bam. Ah. Quando appena tocchi il ginocchio. Ma lo sento anche scopare. Molto più forte del solito. È meglio. È incredibile. Dai, carichiamo 10 kg. 10-10. Ok, respira, che dobbiamo caricare. Questi erano 90, carichiamo 100. Non tirare, Dio Cristo. Hai, le braccia sono morbide, sono dei ganci. Ho tirato. Va bene. Allora, non ha senso che arrivi qua e fai ho tirato, ho sbagliato, perché così stai sprecando energie per dopo. Carichiamo 110. Abbiamo pochi colpi per migliorare questa tecnica. Se non mi tiri fuori quei 140 kg, ti auguro 3 giorni con Giovanni che ha mangiato 3 kg di gelato ogni mattina. Pensa al manubrio, è tutto un insieme di emozioni. E fra non mollarlo mai, tu spingi, anche se non capisci un cazzo, spingi. Ti arriva un pugno in faccia. Che porcata! Mi parli dopo. Non sta a tirare. Vuol dire che devi avvicinarti di più. 120. Va bene. Nudo e crudo 120. Se, dimmi una roba che ti piace, un anime che ti piace, una battaglia che ti piace. Ti piace il Signore dei, sì, degli Anelli? Sì. Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei, arriverà il giorno in cui non lo ricordo. Dov'era ricordami dov'era Gondor quando cadde il muro dello Svalda. Dov'era Gondor quando i nemici ci cercavano? Come li hai sentiti? Ma in realtà tranquillo. No, no, quasi. 130 ora. 130, qualcuno diventa uomo. 130! Si vola! Veloci, agili! Io Cristo, se tiri ti strappo le braccia! Vado da tua madre e le mangio il naso! Cazzo, mi fai ridere! Merdissima. Guardami. Vuoi che tua madre diventi no, Voldemort? No, non deve. Vuoi una madre senza naso? No, non lo voglio. Oh. Testa! Ah! Testa! Sì! Sono 130 kg! Merda, che brutto! Non me ne frega se no, sono brutti, li hai tirati giù! Sì! Oh. Adesso altri 10 kg e non fare questa figura del cazzo! Ok, penso di avere del danno permanente all'orecchio sinistro. Siamo seri. Siamo seri. L'abbiamo fatto più volte. Più volte. Non sto parlando di sesso. Ah, no. Adesso voglio che guardi davanti questo uomo con il berretto. Si è preso gioco di te. Per arrivare a questo giorno, un giorno di risate di te. Ti chiama Gesù. Lui ride di te. Tua madre piange. Vuoi dare a tuo padre la soddisfazione di avere un figlio forte o debole? Forte! Dimmelo! Urlalo! Qual è la nostra parola? Giraffa! Senti la giraffa che ti scorre nelle vene! Sì! Sollevali! Questa è aria! Oh! Ah! Oh! Oh! Mandala a fare il culo! Ma che bello! Questo è il vento della vittoria. È l'arietta della puoi vittoria. Puoi dirgli tutto quello che vuoi. Sto coglione. Non ce la fai, non ce la fai. Guarda come si ferma. Vai. Non è un nostro problema. Sì, infatti. Devi farlo in corsa. Non ho capito, si è fermato. Quanti secondi ci mette secondo? Scommetti quanto ci metti a fare 100 calorie. No, che poi inizia a spendere. Secondo me 2 minuti. Ma che bello. Lo senti questo rumore? 2 minuti li fai. Porca troia. Muoviti. Erano scarsa Giovanni, non ce la fai, non ce la fai. Muoviti. Ne mancano 80. Ho un'idea. Zitto. Non parlare. Ho perso. Va bene così, no? Recuperato. Oh, facciamo un test massimale anche domani. A posto. Cos'altro dire? Hai fatto del tuo meglio. È stato imbarazzante. Ma hai fatto qualcosa. Ho fatto qualcosa. No, dai, a parte lo stacco che è stata la cosa più brutta e rischiosa a livello articolare. Squat, contento. Panca. Squat mi è piaciuto. Mi è sorpreso. C'è da lavorare. Ma c'è margine di miglioramento. Poi sfortunatamente sei alto, quindi sai che su questo sport più alto sei. Soffro, ma non importa. Hai già fatto un bel pasto abbondante, direi. Molto abbondante, molto buono. E adesso si va a casa e se ne fa un altro. Grazie mille, è stato un piacere. La ringrazio, questa stretta di mano. Immagino. E ricordatevi la parola del giorno. Giraffa!